appunto gira nell'80, gira questo film che si chiama Andrea Fiat 1980, sì. E documenta tutti i giorni della lotta alla Fiat. Questo Perotti poi si ritrova all'interno di un altro film bellissimo che si chiama Non mi basta mai, di Ferrara? No. Adesso non mi ricordo il regista, dove racconta anche la sua storia. Allora, qui ci sono i momenti della votazione prima della partecipazione di Berlinguer, stasera, tra i segretari di partito più di 20.000 in corteo, vado avanti ai cancelli di Mirafiori, e poi ci sono le votazioni con sul piazzale di Mirafiori, quando si chiede agli operai se vogliono o no continuare la lotta. Ed è anche lì, è un golpe. Il segretario generale dell'Unione di Stato, Enrico Berlinguer, porta la sua solidarietà agli operai in lotta. E questa sia possibile. Perché la base è più forte. Questi sono i sindacalisti venduti, no? Che si vedono all'opera, gli anticomunisti infilati. L'assemblea più importante sul piazzale famoso della Fiat, dove stavano lottando per il reintegro di 14.400 e passa lavoratori che venivano espulsi dalla fabbrica in modo brutale. Quali si mancavano? Guardate il comportamento della piazza e cosa dicono i sindacalisti. L'ipotesi di accordo prevedeva, fermati un secondo, prevedeva praticamente la cassa integrazione permanente per quelli lì che venivano, era un licenziamento mascherato praticamente. E loro dovevano votare il fatto che questi qui rimanevano fuori dalla fabbrica e far rilanciare la produzione, secondo me. E questi non volevano. Difatti, adesso vedete cosa succede di fronte alla protervia sindacale di questo sindacalista. In 10 hanno votato. Sono tutti contro l'accordo. In 10 hanno votato. Tutti. E guarda cosa dice il venduto di turno. Ha provato la larga maggioranza. Madonna, e ora lo picchia. Questo non lo sapevo. Guarda lui. Agitate assemblee, ma l'accordo chi appassa. Carniti aggredito. Carniti, anche l'AMA gli sono corsi dietro. Perché hanno. Ed erano tutti anti-PC questi qui. Alcuni infilati dentro, c'era Trentini, che vengono tutti dal partito Sazione.
capito per quale motivo. Sì, sì.